La foto su cui scorrono queste parole è di un orologio da taschino, perfettamente funzionante, tornato dal passato, 1917, e dato in dono ad un partecipante durante una seduta del Cerchio Firenze 77. Poi ascolterete la guida Dali, che parlerà, tra l'altro, di intelligenza ed evoluzione, del tempo d'evoluzione, del senso mistico, della conversione e di Santo Francesco. Che dirvi, o figli, della vostra conversazione? Confermare quello che in più occasioni vi abbiamo detto, cioè che una acuta intelligenza e inclinazione a studiare i fenomeni della natura per comprenderne le cause che ne sono all'origine non è indice di evoluzione. L'evoluzione, figli, è coscienza raggiunta. E coscienza raggiunta non è sempre e non necessariamente si unisce ad un corpo mentale molto ben organizzato e molto ben attivo e funzionante. Né d'altra parte coscienza raggiunta sempre si unisce ad un senso mistico inteso nel giusto suo significato. Perché, o figli, voi ben sapete che vi sono molte creature le quali apparentemente hanno questo senso mistico, ma in effetti non sentono veramente e giustamente. Perché ciò che esse fanno è una forma di psicomania, è una forma di psicopatia, è una forma di eccessiva concentrazione su oggetti mistici senza che a questa corrisponda un intimo sentire, ma anzi, questa è invocata e seguita come rimedio per ottenere ciò che l'egoismo individuale richiede. Così, figli, non sempre il senso mistico che noi notiamo nelle creature è quel senso mistico del quale noi vi parliamo. Non sempre questo è indice di evoluzione raggiunta. Questo dobbiamo ripetervi, perché parlare di Francesco d'Assisi voi sapete che non c'è eccessivamente gradito, perché
perché le nostre parole con tutta probabilità potrebbero essere fraintese. Ma noi parliamo di un caso analogo. Si tratta di stabilire se è possibile che una creatura, pur non avendo dedicato la sua vita terrena interamente a seguire gli insegnamenti che voi conoscete e a metterli in pratica, ma abbia iniziato ad un determinato periodo, abbia, come si usa dire, cambiato vita, se sia possibile che questa creatura sia stata all'ultima sua incarnazione. E se ciò è possibile, che ne è degli effetti i quali debbono seguire le cause mosse nella prima parte della vita della creatura ipotetica che noi stiamo esaminando? Figli, certo che è possibile, certo. Molte volte può accadere che una creatura abbia bisogno dell'esperienza diretta per completare una sua comprensione. Altre volte l'esperienza diretta potrebbe essere evitata, ma essa rappresenta invece la via più breve per dare comprensione alla creatura, la quale ugualmente comprenderebbe attraverso ad altre vie, ma in un tempo umano più lungo. Ed ecco che allora si hanno quei casi di conversione o di mutamento di vita, come dir volete, figli cari, quei casi cioè nei quali la creatura rimane come folgorata ed improvviso muta completamente le sue abitudini, le sue idee, per abbracciare una vita, se non mistica, comunque dedita all'altruismo. Ebbene, figli, sono casi nei quali le esperienze dirette che queste creature hanno avuto prima della conversione, tanto per chiamarla in qualche modo, sono accadute proprio per completare la coscienza individuale, per completarla a tal punto da farla trasformare in coscienza universale. In sostanza, figli, non sempre l'ultima incarnazione, prima che la ruota delle nascite e delle morti venga abbandonata, è interamente dedicata all'altruismo. Ma questa dedizione può nascere ad un dato tempo della vita. Delle cause che l'individuo può aver mosso prima del mutamento, che accade? Gli effetti, figli, ricadono quando l'individuo è pronto alla comprensione.
E l'individuo in quel caso è tanto pronto alla comprensione che addirittura comprende e completa la sua coscienza individuale. Ed allora di quella parte del karma che rimane, di quella parte esteriore, in quanto l'interiore è già svuotato del suo significato, la comprensione, di quella somma, non dico di dolore, come taluno di voi ha detto, ma di sopportazione, di subire, quella fine è abbracciata dall'individuo, redento, tanto per dire qualcosa, ed è abbracciata nella piena consapevolezza, e questa volta finalmente possiamo dire nella piena coscienza, che ciò deve essere consumato. E non è più subire nel senso che voi umani intendete, ma è un ubbidire gioioso, consapevole, cosciente. In linea di principio, figli, quindi, è possibile che una creatura come Santo Francesco, e non sto parlando di lui, nella vita sua, quale voi la conoscete, fosse stato alla sua ultima incarnazione umana, necessaria a completare la sua coscienza individuale, tanto da trasformarla in coscienza universale. Di poi queste trasformazioni non sono più valutabili, come del resto non lo erano prima, se non sommariamente, con la misura del tempo umano. Voi sapete che non è possibile misurare con il tempo l'evoluzione di un individuo. Non possiamo dire sono passati 3 anni e quindi la creatura è evoluta di una certa misura. Dopo, certo, non lo possiamo dire neppure indicativamente, genericamente, figli, perché la ruota delle nascite e delle morti, del tempo umano, è finalmente per sempre abbandonata. Una grande mente, una grande intelligenza può appartenere ad un individuo evoluto quando a questo individuo corrisponde una grande coscienza, altrimenti è solo un veicolo ben organizzato che appartiene ad un'individualità, ad un individuo ancora avviluppato, ancora chiuso nei suoi gusci. Non altro da dirvi per il momento.
Che la pace sia con voi e con tutti.